Siate al mare, capire bene quello che sta succedendo in questo posto. Noi siamo nel quartier generale della Factory, che è questo posto con uno schermo enorme dove ci sono io dietro. Vabbè, e praticamente si spera che poi ci sia uno sfondo molto migliore. E praticamente da qui noi creiamo tutti i contenuti che poi voi vedrete sui vari social di Giffoni. Questa è la fucina delle idee e il risultato di quello che noi squinternati qua facciamo è la pagina Ipso Factory che potete vedere, ma anche tutti i social di Giffoni. Ricordiamo che la diretta è su giffonilive.it. Adesso, siccome c'è Marta che praticamente è innamorata di questa ragazza, di questa attrice, vi facciamo una piccola spiegazione, un'introduzione su chi è Matilde Joly. Matilde Joly ha iniziato la sua carriera con Paolo Virzì e ha continuato recitando in serie e in film. Una cosa importantissima è laureata in filosofia. Quindi non solo attrice, ma anche studiosa, è riuscita a combaciare la sua passione per la filosofia alla sua passione per l'attrice, per il mondo recitativo. Wow, vorrei essere capace. Tra l'altro iniziare un film con Virzì, cioè questa qua è una ragazza che veramente... Era il Capitano Umano. Il Capitano Umano, ma è veramente... da un anno all'altro è diventata grandissima, cioè in Italia adesso è veramente molto richiesta. Beata lei. Sì, comunque... Marta ha detto che l'avremo qui, magari l'avessimo qui. Noi siamo qui in collegamento con la Sala Truffaut, di cui non abbiamo l'audio, ma che salutiamo perché ci sentono. Ciao! Praticamente adesso noi vi saluteremo adesso, prima della diretta, e un po' tutti i giorni sarà così. Quindi mandate ai vostri amici questo link che deve girare, proprio deve... come l'acqua nelle radici di un albero, veramente deve non so come dire, diventare virale. Mandate virale questo link giffonilive.it, così chiunque può godere di quello. Mi indicano di guardare dietro. Sì, si vedono. Ah, ciao, vi vediamo. Più o meno sfocati, però. Vi vediamo. Va bene. Niente più. Comunque ci rivedremo qui anche alla fine della live, dove faremo una piccola conclusione e vi saluteremo. Una cosa molto, molto importante. Noi siamo qui e stiamo vivendo delle robe indescrivibili, ma chi è stato a Giffoni anche solo un secondo capisce quello di cui stiamo parlando. Chi non capisce, faccia le domande a ipso-factory su Instagram, vi risponderemo immediatamente, proprio immediatamente. È come se avessimo delle reti neuronali collegate che ci arriva la vostra domanda e noi vi risponderemo, se sapremo rispondere. Speriamo di sì. In ogni caso, ragazzi, non so se volete dire qualcosa, se no noi passiamo la linea alla Sala Truffaut. Aspetta, Tommy. Chi è? Che succede, Tommy. Ragazzi? Io vorrei chiarire una cosa a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo. Sì, ma prima chi sei? Sono Giffoni. Sei il signor Giffoni? Signore è una parola grossa, sono Giffoni. Oddio, ragazzi, Giffoni è in collegamento con noi. Volevo ricordare una cosa ai ragazzi qui, questi quattro che... Sì, Ave Maria, ti ascoltiamo. Ma voi mica siete soltanto un servizio di pagine gialle di assistenza. Insomma, tutte queste domande che arriveranno alla pagina di Ipso Factory, canale Instagram, attenzione, non saranno soltanto domande di assistenza, non ho capito questo, non ho capito quell'altro, ma saranno anche domande che magari potranno fare a chi? A noi. Davvero? Ecco. Da regalomani. Vai, agli ospiti. Agli ospiti. Poi i padroni di casa dello studio di Giffoni, non è vero? No, neanche quello, cioè neanche i padroni di casa, siamo ospiti. Occupiamo sì, solo di Giffoni. Cosa stanno facendo secondo voi, ragazzi, di dietro? Stanno preparando le domande. Ah, ecco, sì, perfetto. Sì, li vediamo in pole position, li vediamo carichi. Speriamo... Speriamo. Guarda, ma le mani alzate. Ciao, ma ci vedo. Fate ciao se ci vedete. No, ci vedo. Sì. Molto bello. Ma lì, solo per il grande pubblico. Tommy, vi richiamo un attimo all'ordine. Sì. Un attimo solo. Una cosa non si è capita forse, sì, per usare il mio eufemismo. Dici. Ma voi chi siete? Cos'è la Factory? Questa è una gran domanda che riportiamo a Giorgio. Che è quello che prende con più filosofia qualcosa. Allora, la Factory è un progetto che noi portiamo qua a Giffoni dall'anno scorso. E siamo dei ragazzi, dei giurati, che semplicemente raccontano il festival secondo come lo vediamo, che spesso è una versione veramente malata e qualche volta illegale. E niente, lo documentiamo sulle pagine Instagram, oppure, non so, qualche volta finiamo addirittura sul grande schermo che sta nella cittadella. O meglio, lui ci finisce. Giorgio ci finisce sempre. È molto invitante, la presentazione è davvero invitante proprio. Che dici, Tommy? È abbastanza, sì, invitante. L'hai scelto te. Legalità, sono temi...
Sì, diciamo anche, cioè, totale pazzia, totale sregolatezza. Schopenhauer ha detto che bisogna avere un caos dentro per generare una stella danzante. Ecco, la stella danzante era è la Nietzsche, Factory, e noi abbiamo... Come? Forse era Nietzsche questo. Era Nietzsche? Dobbiamo controllare il tempo. Io, allora, io non ho letto Nietzsche, l'ho letto su quelle tazze che fanno che sopra ci sono scritte le frasi. Sarò sincero. È una tazza forse. Ma non sì. Casualmente, diciamo così, casualmente. Sì, non so, devo ma dire. Cosa serve la Factory? Va lì. Serve in qualche modo per creare contatto anche con i giurati che non sono qui in questo momento. In qualche modo siamo le voci narranti di questo festival, penso. E... In carne e ossa. Sì, sembriamo un po' megalomani, diciamo, però vabbè, un'altra cosa importante è che non siamo solo noi qui, questi qui che voi vedete, ci scambieremo in questi giorni, passeremo il testimone, ci vedrete in tanti, siamo 8, ma in realtà proprio come voi dovrete mandare ramificare il link gifonilive.it ovunque, noi siamo ovunque, la Factory c'è anche nei nostri hub che anche in questo momento sono collegati, che sono 30 in tutta Italia, 36 addirittura forse, e altri più o meno 10, scusate, io sono pessimo con i numeri, all'estero. E quindi con loro, alcuni di loro anche racconteranno Gifoni dalla loro città, e quindi sarà una mega rete tutti collegati, tutti insieme, e questo è il luogo dove tutti questi collegamenti si paleseranno. Quindi se voi volete farvi sentire, volete raccontare qualcosa, siete in un hub e volete raccontare come va lì da voi, fatelo. Noi ci siamo sempre in collegamento, come vi ho detto, con la pagina Instagram, e quindi mi sembra molto semplice. Adesso, io non so se Matilde Jolly è arrivata. No, vero? Gifoni è arrivata Matilde Jolly? Non ha importanza, fare le cose con calma, scusa. Ah, sì, hai ragione, con calma. Fretta adesso. No, che fretta. Cioè, allora, non è della Factory, ma è comunque abbastanza importante. Non è al nostro livello. No, è vero, vero. Non diamo in fretta. Era solo per sapere perché, a seconda del tempo che abbiamo, io e Marta volevamo insegnarvi una cosa. Allora, praticamente, noi lo sappiamo che in sala siete distanziati, però potete farlo ipotizzando che nella sedia di fianco ci sia una persona. Giorgio e Vallì non hanno idea di quello che noi stiamo facendo, come nessun altro in questa stanza, perché dovete sapere che è una stanza quella in cui siamo, non è un'astronave, purtroppo. Dunque, questa canzone è una canzone che non si sa cosa sia, però semplicemente è una ottima scusa per passare il tempo e non mettervi il coso, fra poco comincia la live, e quindi noi la facciamo e ci interromperemo appena Matilde Jolly arriverà. Dunque, cosa serve per lanciare un pezzo? Se mi tanto sta marcando questo luogo? No, è un giochino. No, un giochino molto bello. È un giochino. Adesso lo facciamo. Allora, pronti, seguite con noi la canzone. Immaginate che ci sia un vicino al vostro fianco. Si parte andando a destra. E l'obiettivo è andare sempre più veloci e fare i gesti più precisi possibili. Pronti? Vai. Gesto in cucina continua, gesto in cucina continua. Jackson cucina continua e suona il zover zom bom bom bom. Flim fly on e suona il zover zom bom bom bom. Jackson cucina continua, Jackson cucina continua, Jackson cucina continua e suona il zover zom bom bom bom. Flim fly on e suona il zover zom bom bom bom. Jackson cucina continua, Jackson cucina continua, Jackson cucina continua e suona il zover zom bom bom bom. Flim fly on. Esattamente il motivo per cui parlavo di cose malate spesso illegali. Eccoci qua. Ragazzi, adesso per stendere, diciamo, un velo di pastafrolla pietoso su tutto quello che sta succedendo adesso e sul sabotaggio nei confronti di Vallì e di Giorgio, che vedevo scarsamente preparato nei confronti di questo gioco estivo che avete appena iniziato e ci avete fatto vedere, direi di passare un attimo il collegamento alla sala Truffaut per capire quello che sta succedendo. Ok, ottima idea. Ottima idea. Lo lanciamo? No. Non è che vedo il futuro, capito? No. Non fare come l'anno scorso, resta ancora in ospedale quel coraggio. Ti ho lanciato. Giorgio, riprenditi quello che è tuo, insomma, riprenditi prima te stesso. Insomma, lancia questo collegamento in sala Truffaut e vediamo che cosa. Allora, noi adesso passiamo dalla linea in sala Truffaut, dove sicuramente state per assistere a un ospite veramente molto interessante, quindi seguite attentamente, prendete gli appunti se vi va, scriveteci sul telefono e ci rivediamo alla fine dell'incontro. Ciao! Ciao!
Enjoy. Ok, questa è la Factory. Salutate che ci stanno vedendo. Okay. Salutate che ci vedono. Ok, perfetto. No, veramente ci stavano vedendo. Stavano facendo una prova. Sì, stanno facendo una prova, ragazzi. Prove di collegamento prima di collegamento. Tanto voi, qualsiasi cosa vi diciamo, voi ci credete. Quindi. Non è vero. Veramente vi stavano vedendo. No, mo no. Adesso no. Paolo, non dare false informazioni. Siamo in onda? Sì, siamo in onda. Siamo in onda, ragazzi. Quindi, mi raccomando, piastratevi i capelli, mi raccomando. Ragazzi, in fondo... Ma che ci sei? Ma che date le caramelle là? Fate, perché si crea sempre quel mucchietto là? Fammi andare a vedere, scusate. Devo capire perché c'è questa cosa di qua. Che succede? Ma perché non facciamo passare gli ospiti di qua? Così sto pronta col tempo. Per questo noi non li facciamo passare di qua. Sì, vabbè. Il primo minuto... Ho visto una più 16. Chi è? No, è qui, è in presenza. Come stai? Bene. Ma eri qui anche ieri? Sì, anche nelle foto sono proprio in mezzo. Aspettiamo di capire se si collegano anche altri. Allora, che gusto sono queste caramelle che si danno qua? Fatemi capire, che succede? No, ma perché si creano questi assembramenti? No, no, ma è una curiosità bella. Perché voi, ok, ragazzi, l'umiltà è la prima cosa, perché siamo quelli simpatici e perché siamo un bel gruppo, hanno detto. Quindi, perfetto, adesso... Tutti seduti, ragazzi, ok. Ok, Gianluca, posso fare un attimo il collegamento con gli hub intanto? Ok. All right. Ok, ragazzi, pronti? Mi raccomando. Siamo 200, ma dobbiamo essere 700, non ve lo dimenticate. Sì, 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 sì. Attenzione. Ok. Allora, primo ospite in presenza qui in Truffaut? Sì? Siete vivi? Perfetto, ok. E allora accogliamo con un grandissimo applauso il Marco Fontana. Facciamo un applauso. No, 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 no. No, 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 no. Boh, boh, boh. Via. Ancora no. Ok. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Tenete le mani calde. Tenete proprio le mani pronte. Pronte per l'applauso. Ok. Tenetele proprio a un millimetro di distanza. Tu hai posato il laser? Ok, ci siamo? Paolo, non fare le finte. Ci siamo quasi, ok. L'attesa, ragazzi, l'attesa. Ok, ci siamo e facciamo un grandissimo applauso al primo ospite qui in sala Truffaut, Matilde Gioli! Accompagniamola ragazzi, accompagniamola. Dove vuoi Matilde? Di qua, di qua. Ancora non hanno cominciato a parlare, devi vedere che parlano. Bentrovati, va? Funziona? Sì, funziona. Bentrovati, grazie dell'accoglienza, vi voglio bene. Ecco, funzionano anche loro. Com'era l'ingresso che hai fatto appena sei entrato? Non lo so perché la musica mi ha ispirato, però io purtroppo sono un po' goffa, quindi non è stato un bel risultato. Ci sediamo. Ci sediamo. Come stai, Matilde? Bene.
mangiato parecchio. Hai mangiato parecchio. Vabbè, raga, anche questo è Giffoni, anche no, godire... poi guarda, per una buon gustaia, buona forchetta, perennemente famelica come me, è un piacere, quindi... Però il vestito mi sta tirando un po'. Non fa niente, non guarderemo il vestito. Allora, prima di andare avanti, Gianluca, Paolo, mi confermate che abbiamo un video, giusto? Sì? Ok, allora Matilde, ci accomodiamo un attimo giù, certo. Giusto per digerire un pochettino. Bravo. Esatto, e ci guardiamo questo mini video di benvenuto. This is fantastic, and there should be many, many, many festivals, but right now, Giffoni is the only one, and the world will listen to the voices that come from the Giffoni Festival. There is a lot of diversity, a lot of different ideas about cinema, about different things, different cultures that we are sharing between each other, and I think our minds open. So if you want to look for a place where you can get to meet people, where you can learn about films and get ready to discover the huge world of cinema, if you'd like to meet celebrities, if you want to try new food and discover a new country that you've never been before, and most importantly, meet people from all around the world, all in one place, you have to come to Giffoni. What I would say to all the young people from different parts of the world today is, this is a marvelous situation, Giffoni, to be able to meet young people from different cultures before you've been taught to hate by older people. Ti insegna a vivere, Giffoni, e è l'esperienza più bella del mondo, lo vedo. E benvenuta a Giffoni 50, Matilde Gioli! Così. Ma vi rendete conto di cosa siete? Cioè, guarda che... No, perché c'è tanta... siamo portati ad avere più attenzione magari per gli ospiti, no? Ma i miti siete voi. Cioè, veramente in questi anni state facendo una cosa incredibile. Sono emozionata, sono un po' in difficoltà, vi dico la verità, perché... Guardare gli occhi di questi ragazzi, guardare voi, cioè, ma dove lo ritrovo un entusiasmo così? Io voglio venire tutti gli anni, ragazzi. Tutti gli anni. Ok, abbiamo firmato, va bene, tutti gli anni. Gliene ho mandate già parecchie, soprattutto a Fontana, eccolo lì, di frecciatine. Adesso vediamo, dopo il primo anno ci ha messo 3-4 anni a rinvitarmi, vediamo se accorciamo i tempi, no, scherzo, sto scherzando. Avresti voluto essere una giurata di Giffoni? Sì. Sì, tra l'altro credo che l'avrei potuto fare, perché sì. Quando, cioè, tranquillamente, visto sì, che sì, sono sì. 50 anni che c'è... Tutti l'avremmo potuto fare. Tutti l'avremmo potuto fare. E, non lo sapevo. Non lo sapevo perché non sapevo poco di cinema, comunque io sono nata e cresciuta a Milano. Certo. Per quanto i miei genitori fossero appassionati di cinema e mi portassero comunque a guardare i film... Però c'è tutta una rete che si inizia a conoscere chiaramente entrando all'interno degli addetti ai lavori. E quindi sì, so che mi sarebbe piaciuto molto, perché poi mi piace molto lo spirito e il concetto che c'è dietro Giffoni.
un po' mi dispiace non aver potuto vivere questa cosa, però la vivo attraverso i vostri occhi, guardando voi, quindi in qualche modo la rivivo con loro. Che bello. Marco, fate. Dobbiamo ipotizzare una giuria talent, tutta fatta di talent, che da grandi poi vedete i film. Okay, visto vedi. Che hai poco da fare. Allora, dovremmo avere anche due hub collegati, se non mi sbaglio. Sette hub collegati. In questo momento non ne vediamo manco uno, però. Ok, allora iniziamo un attimo con le domande di qua e poi dopo successivamente magari salutiamo anche gli altri. Allora, partiamo perché c'erano tante mani alzate per le domande, vai. No, inizia lei, è stata la prima ad aver alzato la mano. Ciao. Sono Alessandra. Ciao Alessandra. Volevo chiederti, dopo questo periodo brutto, diciamo, che tutto il mondo ha vissuto, com'è stato tornare sul set, anche in base alle varie regole che sono state stabilite e quindi le emozioni che hai rivissuto tornando sul set? Allora, innanzitutto per me il periodo di quarantena, che è iniziato in maniera tragica perché mi sono ritrovata, io come vi ho detto sono milanese, vivo a Milano, in quel periodo in cui siamo stati tutti chiusi in casa io mi trovavo a Roma per girare una serie TV doc e non sono potuta tornare a Milano perché c'è stato un momento in cui addirittura non potevi tornare neanche a casa tua, proprio avevano chiuso le regioni e bisognava quindi sono rimasta da sola a Roma in un appartamento lontana dai miei affetti. Quindi c'è stato un primo momento un po' complicato, invece poi mi è servito tantissimo questo momento di quarantena, ho riflettuto su tante cose, ho scoperto anche cose di me che non sapevo e quindi per me non è stata una brutta esperienza, non ne parlo mai come una brutta esperienza quella della quarantena. Quando sono chiaramente non vedevo l'ora di tornare sul set, poi noi siamo stati interrotti, quindi eravamo rimasti sospesi, dovevamo finire la storia, quindi tornare sul set mi ha dato tanta gioia, è stato strano all'inizio perché tutti i giorni ci infilavano questi tamponi che ci arrivavano nel cervello per controllare che non avessimo il Covid, la situazione era completamente diversa da come l'avevamo lasciata, il set è un enorme assembramento, quindi chiaramente ricominciare a lavorare su un film è significato ridurre le persone della troupe, stare tutti con le mascherine. Noi attori avevamo le mascherine tutto il tempo, ma a motore le toglievamo e poi a stop le rimettevamo. Quindi comunque è stato un po' scomodo come rientro sul set. Però alla fine è stato un momento felice perché abbiamo finito quello che avevamo iniziato e abbiamo capito che nonostante la paura che abbiamo vissuto tutti in questi mesi, alla fine ricominceremo a vivere in qualche modo, quindi ce la si fa sempre. Grazie. E umanamente com'è stato? Cioè nel senso, è stato facile riprendere le abitudini, voglio dire, tra attori ci si tocca la faccia, ci si bacia, cioè è stato difficile? Questo dipende molto dal carattere della persona. Io sono una persona incosciente e fisica, quindi io non avevo alcun problema a toccare gli altri attori, a ricominciare da dove ci eravamo fermati. Sinceramente mi sono fidata degli esami, dei sierologici, dei tamponi, ho pensato che si potesse fare. Altri colleghi hanno addirittura chiesto di cambiare certe scene per evitare che ci fosse il contatto, quindi questo è molto personale. E credo che, non giudico perché non saprei dire qual è l'atteggiamento più giusto o più sbagliato, ripeto, il mio forse è stato un po' incosciente perché bisogna essere molto cauti in questo periodo. Dall'altra parte appunto capisco anche la paura che hanno avuto altre persone per cui hanno voluto evitare contatti, ecco. Però voglio dire, comunque ti fidavi dei test, dei risultati. Sì, io mi sono quindi, cioè, fidata dei test, sì. Cosciente fino a un certo punto, voglio dire. Alcuni sono stata incosciente. Vabbè, rispetto. Non so se avete visto, scusami, non so se hai visto, Beautiful, hanno girato praticamente con dei manichini. No, non l'ho visto, cosa mi dici? È una cosa chiccissima che praticamente, mi assumo la responsabilità anche di quello che sto dicendo, praticamente nelle scene in cui altri si avvicinavano veniva
c'era l'attrice di Quinta che però era un manichino e quindi veniva baciato il manichino. È una soluzione. È una soluzione, la trovo assurda, però è una soluzione, capisco che è nuovo per tutti noi, questa situazione è nuova per tutti e quindi è anche normale che ci siano diverse proposte. Certo. Mi sembra un'assurdità. Valla a guardare, cercala. Allora, intanto salutiamo i ragazzi collegati dagli Hub. Ciao ragazzi! Ciao! Allora, sono Roma, Fano, Cittanova, Codigoro, Rossano, Sandonà, Riccione, di nuovo Fano, Genzano di Roma e poi c'è Marco Gaudiosi, che è lui da solo, che è un comune in provincia di qualcosa, non lo so. Allora, c'è qualcuno di voi che vuole fare una domanda a Matilde? Ci alterneremo, faremo una domanda a voi e una domanda qui dalla sala. Non so perché sto urlando come se voi fosse dall'altra parte. A me viene da farlo, non ti preoccupare. C'è qual... Chi è? Ciao, sentite? Sì. Ciao, sono Olivia e da Riccione. Oh, ciao. Volevo sapere, esistono delle differenze tra il girare una serie TV piuttosto che un film? Magari tra i rapporti umani oppure, non lo so, i tempi... Non lo so. Ok, sì, no, è chiarissima la domanda. Intanto ciao, un bacio a Riccione. Sì, sono due lavori un po' diversi. Poi adesso lo posso affermare perché fino a questa serie Doc io non avevo fatto serie televisiva, ho sempre fatto film. Adesso invece ho visto la differenza. Innanzitutto il film, soprattutto in Italia dove non facciamo film con particolari effetti speciali o anche cambi temporali incredibili, i film non durano più di 2 mesi. Una serie dura 7-8 mesi, quindi già capite che il rapporto anche che si crea con le persone sul film, con la troupe, con gli altri attori, chiaramente si approfondisce un po' di più sulla serie. Come si approfondisce ancora di più, perché c'è il tempo, il rapporto col proprio personaggio. Quindi per esempio a me su Doc mi è successa una cosa nuova, cioè di avere più tempo per poter dialogare con il mio personaggio, che è la dottoressa Giulia Giordano, che posso dire adesso di conoscere discretamente dopo 7-8 mesi, e mentre con altri personaggi di film per il cinema, per cui ho avuto un mese e mezzo, 2 di tempo, ecco, dopo mi rimaneva un po' l'amaro di non aver approfondito alcune cose con quel personaggio. C'è un'altra differenza, che è quella dei tempi proprio delle giornate, perché comunque... su un film la giornata può, durante la giornata si possono girare anche un po' meno scene e dedicarsi di più, appunto, non voglio dire alla qualità della scena, però c'è più tempo per dedicarsi alla scena. Una serie deve portare a casa veramente tanto girato ed è necessario che almeno una decina di scene al giorno vengano fatte, e vi assicuro che girare 10 scene al giorno in una durata di 10 ore, contando anche la pausa pranzo, richiede una bella velocità, ma più che da parte nostra, da parte della troupe, perché loro devono essere velocissimi a fare tutto quanto, e sicuramente noi dobbiamo essere anche più rapidi nel memorizzare, nei cambi di umore, perché io posso avere 10 scene e nella prima sono felice, nella seconda sono triste, nella terza sono spaventata, nella quarta sono incuriosita, quindi a un certo punto non capisci più niente, però è una bella palestra, perché devo dirti che finita la serie... Io ho capito di essere molto più allenata a fare quello che faccio. Perché riuscivi magari ad alternare, ad avere più... appunto, eri più allenata, cioè riuscivi a cambiare più repentinamente... Anche la memoria era più allenata. Quindi sì, ci sono delle belle differenze tra le due cose. Grazie mille. Figurati. Grazie a te. Ilaria, di qua, chi c'è? Dov'è? Eccolo lì. Esatto, prima aveva fatto uno slancio. Sì. Vieni. Ragazzi, iniziate, vabbè, ovviamente concordate anche con i monitor oppure con Gianluca chi è il prossimo, in modo che vi iniziate ad anticipare, in modo che abbiamo sempre più tempo per fare domande. Vai. Intanto benvenuta. Grazie. Io sono Joseph da Palermo. Ciao Joseph. Quando è entrato intanto mi ha incuriosito una cosa. Che ha mangiato di buono? Allora, su richiesta, perché appunto sanno che mi piace mangiare, è arrivata una mozzarella grossa così, con questi pomodorini, li hanno chiamati semi dry, cioè fatti essiccare al sole,
E credo di aver mangiato tranquillamente un chiletto di mozzarella. Poi dopo c'erano anche altre cose, però quello che mi ha colpito di più è stata la mozzarella mozzata, che si chiama così per quello, mozzata a mano stamattina in un posto meraviglioso vicino a Pestum. Sicuramente ha mangiato meglio di me. Ha mangiato? Meglio di me. Ah, ok. Ah. Oggi sì, mi è andata bene. Ok, in realtà volevo fare un'altra domanda. Allora, aspetta, però, scusami, ci sono giorni in cui i cestini sono veramente... Ok, stendiamo un velo pietoso e... Sì, ma pure anche il frigo di casa a volte, esatto, è una tristezza, ragazzi. Esatto. Io tempo fa ho visto il trailer di Doc. Lei perché mi consiglierebbe questa serie? Allora, intanto ti chiedo di darmi del tuo perché mi fa stranissimo. Okay, do del tuo a tutti, in realtà. Allora, lei, scusi. Come preferisci, vedi, ogni volta come ti viene, facciamo così. Come preferisce lei. Esatto. Com'era la domanda? Perché dovrei guardare Doc? Allora, innanzitutto, io durante le riprese mi sono accorta, non che in altre occasioni io non l'abbia fatto, però durante questo lavoro nel particolare, dove eravamo tanti giovani, non solo attori, ma anche registi, elettricisti, macchinisti, truccatori, c'era veramente un bel popolo giovane. Io ho visto che c'è stato un grande impegno, c'era voglia di fare bene un lavoro che, diciamo, ormai è diventato un po' luogo comune che la fiction su Rai 1 in prima serata a volte sia un po' una sola. E ho capito che soprattutto i più giovani volevano un po' sfatare questo mito, cioè guardate che si possono fare anche dei bei lavori che sono poi fiction su Rai 1, cioè ridare al termine fiction comunque un valore di qualcosa di positivo. Esatto. E quindi già solo per questo la dovresti guardare. Dovrei guardarla, sì. No, poi guarda, poi la devi guardare perché io faccio un'incisione all'arteria temporale nella testa di uno, quindi cioè, vorrei che tu guardassi la precisione con cui io ho operato chirurgicamente, perché insomma non è stato semplicissimo. Guarda, è una storia molto che ha una dolcezza di base, aiutata anche da una fotografia bella, da delle musiche molto belle e chiaramente da un lavoro che abbiamo fatto noi attori con regista, che secondo me ti lascerà veramente un po' il dolce, ti emozionerai, quindi banalmente ti dico di guardarla per emozionarti in positivo. Lo farò, mi raccomando, lo farò. Arrivederla. Aspetta Joseph, vieni qua. E a parte voglio dire che la storia poi ti fa calare subito in una situazione che con cui impatti, che dici, ah, e se succedesse a me, la prima cosa che tu pensi, quindi ti fa mettere nei panni degli altri, già questa è una cosa fondamentale. Ma tu dal trailer perché la guarderesti? In realtà vorrei studiare medicina forse, quindi ho pensato potrei guardarla. Okay. Anch'io volevo fare medicina, però non ho passato il test. Ah. Mi dispiace. Quindi poi ho ripiegato. Vabbè, forse è meglio l'attrice. Sì, no, però se vuoi fare il test preparati, perché è veramente tosto. Va bene, la ringrazio. Ah, ciao, ultima cosa, alla fine può dire qual è la migliore domanda. Ah, ok, me lo dici tu? Cioè, no, mi... Lei ce lo dice a noi. Tu sì, no, ce però lo tu dice mi stai dicendo che posso dire qual è la più... No, glielo sì, stai sì, chiedendo, cioè, glielo stai imponendo. Apri ufficialmente il televoto? No, te lo chiedo, se vuoi. Apri ufficialmente il televoto? Sì, ok, sì. Perfetto, okay, grazie. Ok, a dopo. Ma è una cosa tra di noi che poi dopo ti spiegheremo. Io adoro come sta andando via, guarda, è fantastico. Mani in tasca, scazzatissimo, grande Giove. Come se il fatto non fosse suo. Vabbè, ho fatto. Allora, chi c'è? Ayab. Ciao. 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 Siamo Lab da Roma. Ah. Sì. Ciao. Ciao. Allora, la mia domanda riguarda il capitale umano. La morale che muove il film è caratterizzata dall'essere feroce e crudele, però il personaggio da te interpretato rappresenta la nostra generazione, quindi dei giovani che vedono ancora tutto quanto con innocenza. La domanda che sorge spontanea alla fine del film è quanto vale la vita di un uomo? Secondo te questo valore, questo capitale umano può essere cambiato dalla nostra generazione? Però... Mica male. Cosa hai mangiato a pranzo? Allora, grazie per la domanda.
Tanto Il Capitale Umano è un film a cui chiaramente sono legatissima, perché è stata la prima esperienza e me la porterò sempre nel cuore. Sì, la morale del film è tosta e impegnativa. Mi fa piacere che ragazzi giovani come voi l'abbiano visto e abbiano colto il senso di questo film, perché non è scontato. Sono felice che tu abbia visto il mio personaggio di Serena come un personaggio positivo, perché mi è capitato dopo l'uscita del film di fare interviste dove invece mi veniva detto: vabbè, il tuo personaggio è negativo perché comunque lei si innamora di quello stupido che fa, che poi dice bugie, papà. Invece vedi, loro molto ragazzi, svegli hanno capito che invece lei, di fronte appunto alla ferocia, alla frenesia, alla bulimia del capitalismo di consumare, di scommettere sulla rovina del paese, lei invece ci tiene a salvare l'amore, ecco. Quindi sono contenta che qualcuno abbia capito quello che fa il mio personaggio e mi date grande soddisfazione, grande speranza. Per quanto riguarda il valore di una vita umana, è una domanda molto complessa e persino gli esperti che studiano filosofia, sociologia, antropologia non sono in grado di dare poi una vera e propria definizione. Io credo che sia inquantificabile. Credo che sia un valore inquantificabile, e il fatto che la legge permetta che invece venga quantificato economicamente sia assurdo. Perché come si fa? Cioè, come è possibile pensare di andare a quantificare la storia di una persona, la sua famiglia, quello che ha vissuto, quello che ha fatto, le sue passioni, quello che lui, il suo peso che aveva nella società? Secondo me è una cosa che è molto delicata, che non si può fare, chiaramente per fatti legali è necessario, però mi viene da dire che non saprei come farlo. È inquantificabile ed è per ognuno infinita, cioè tutti noi singoli abbiamo un valore infinito. Ok, vedi che abbiamo più bisogno di filosofi che di dottori. La filosofia a volte serve tanto a curare e ad aiutare. Allora, dove siamo di qua? Chi c'è? Eccola lì, vieni. Vedi le donne che passo deciso che hanno, guarda. Vedi Giuseppe, guarda come si fa. Ciao, innanzitutto volevo dirti che la tua interpretazione in doc mi è piaciuta tantissimo. Grazie, come ti chiami? Maria Rosaria. Tanto piacere. La mia domanda sarà un po' scontata, diciamo, però volevo chiederti cosa ti ha lasciato il personaggio di Giulia, visto che comunque anche prima hai detto che hai avuto l'opportunità di studiarlo meglio rispetto ai tuoi altri ruoli. Intanto la tua domanda non è per niente scontata, perché spesso a noi attori vengono fatte domande su argomenti che interessano più magari ai giornalisti e ai giornali, ma che non approfondiscono quello che facciamo noi, cioè quello che tu mi stai chiedendo che cosa mi ha lasciato, sì. Vuol dire che ti stai interessando di me come persona, e di questo ti ringrazio, quindi non è per niente banale la tua domanda. Mi ha lasciato tanto, perché io, come dicevo al signor Joseph, io volevo fare il medico, volevo studiare medicina, volevo diventare medico, quindi in qualche modo Giulia Giordano ha realizzato il mio sogno di mettermi il camice, di poter avere a che fare con i pazienti. È chiaro che è stata una finzione, però c'è anche da dire che è un viaggio, noi dobbiamo renderlo reale, quindi in questo tentativo di renderlo reale io mi sono sentita davvero di avvicinarmi a questa realtà, io mi sono sentita davvero medico a un certo punto, e quindi in qualche modo questa Giulia ha fatto sì che si realizzasse un mio sogno, ed è il bello del nostro lavoro, che interpretare personaggi così diversi ci permette, anche se per pochi mesi, di vivere tante vite, non una sola. Quindi mi ha lasciato questo, e poi comunque sapete, è stato un periodo, quello del lockdown, dove i medici, ma non solo i medici, gli infermieri, gli OS, tutti i signori delle ambulanze, tutti coloro che si sono occupati attivamente dell'emergenza, ci hanno scritto dicendo che si sono sentiti molto rappresentati da noi. Beh, questo è stato bellissimo, perché noi avevamo quasi il timore di essere fuori luogo in un momento come questo, perché noi non sappiamo niente di quello che fanno. Invece loro si sono sentiti rappresentati, e quindi è stato bello poter dare loro questa soddisfazione e questo valore in un momento difficile in cui si sono fatti un mazzo così. Grazie. Prego.
Dayab, chi c'è? Ciao. Ciao. L'albo di Coriano Rossaro in provincia di Potenza. Ah. E niente, volevamo chiederti, siccome appunto hai detto prima che hai studiato medicina, quindi mi piacerebbe sapere come hai intrapreso la tua carriera di attrice, se anche comunque il tuo percorso di studio ti ha aiutato in qualche modo, anche se magari potrebbero sembrare delle cose totalmente diverse, in che modo ti ha aiutato poi a realizzarti anche nella tua carriera di attrice. E grazie mille, ti ho adorato in doc e quindi ti volevo chiedere anche quando riprenderanno le riprese. Se... Grazie, grazie. Intanto grazie che mi hai adorata in doc e io ti sto adorando adesso. Allora no, in realtà io ho studiato filosofia, non medicina. Avrei voluto studiare medicina, ma sì, non sono stata in grado di passare il test, quindi non, alla fine non l'ho potuto fare. E lo dico con rimpianto perché è veramente una cosa che mi affascina tantissimo. Comunque c'è stato un momento in cui hanno coinciso il mio percorso universitario con quello lavorativo, perché quando sono stata scelta per il capitale umano stavo finendo di dare gli ultimi esami e a metà delle riprese del film mi sono laureata. Quindi c'è stato un momento in cui io in camerino scrivevo la tesi. E devo dirvi ragazzi che alla fine, poi io sono veramente una pigrona, quindi non ve lo dice una che... Io sono una pigrona, ma si può fare tutto. Cioè, perché effettivamente spesso perdiamo un sacco di tempo, ma se ci organizziamo bene la giornata si può fare tutto. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Vai. E già parte ridendo. No, esatto. Vai. Vabbè. Ciao, sono Giulio da San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Ciao. E volevo chiedere, comunque tu sei un personaggio a livello televisivo, cinematografico, per cui penso che risulti comunque complicato viversi la vita in quanto appunto Matilde e viverla più come personaggio, ecco, perché comunque magari sei sempre seguita da giornali, cose di questo tipo, fan... Per cui com'è vivere la propria quotidianità, anche semplicemente prendere un caffè, evitando magari di essere appunto richiesta per delle foto, per degli autografi, cose di questo tipo. Cioè, dove finisce il personaggio e dove inizia magari Matilde, come fai a far conciliare le due cose? Allora, innanzitutto ti dico una roba. A me non è che mi si filino particolarmente, cioè non pensare che io vada in giro e la gente mi fermi e voglia fare le foto, cioè... Non è... Cioè, per 4 anni ho dovuto scrivere a Marco Fontana, voglio dire. No, nel senso che ti ringrazio, cioè, mi fa piacere che tu abbia questo immaginario di me, però credimi che sono molto più famosi e richiesti magari gli youtuber, i blogger, i cantanti, i giovani attori, a meno che non abbiano fatto qualcosa di molto, per esempio, non so, Baby, oppure di qualcosa di molto fruibile dal pubblico giovane. Scam. Non hanno questo problema, quindi io mi posso bere serenamente il caffè, non mi si caga nessuno, posso andare tranquillamente in giro per strada che non mi si fila nessuno. Ogni tanto capita che qualcuno mi chieda la foto e allora lì sono io che vado volentieri a farla, perché dico, ah, finalmente qualcuno mi ha riconosciuta, vieni, facciamo la foto. Quindi la mia vita, non te la immaginare, insomma, come quella che può avere qualche altro personaggio. Ma ti è magari passato per la mente che potesse, ecco, tu adesso mi dici che non è mai capitato, appunto, però magari a volte uno, ho sentito anche di attori proprio che hanno deciso di abbandonare il grande schermo, il piccolo schermo, appunto, proprio perché non riuscivano più ad avere o comunque a conciliare la vita privata con... No, ma a me non mi si fila nessuno per strada. No, ho capito. Quindi io, cioè, quindi non posso abbandonarlo perché no, certo, non si crea questo problema. Magari fra qualche anno, quando appunto magari arriverei a certi livelli, magari che ne so... Tu anche vuoi sapere se succede questa, ecco, cosa, cosa succede, fai? Okay. Esatto. Allora, intanto... Sì, no. Allora, no, secondo me bisogna trovarsici un attimo, perché a me adesso verrebbe da dire che non credo che mi darebbe fastidio. Ho visto, ho capito cosa intendi, cioè uno è fuori a mangiare la pizza e continua a venire la gente a dirti dai, sì, facciamo la foto. Cameron Diaz, per dire che ha abbandonato nel 2018, appunto perché... cioè, si è abbandonato comunque, insomma. Allora, ha esatto. Deciso di... Guarda, non l'ho vissuto, quindi non lo so. Posso capire... Posso capire una scelta del genere, perché effettivamente io ancora non ho provato
la violazione della mia libertà nel tempo libero, e quindi non posso capire di che fastidio stiamo parlando. Quello che posso immaginare è che, più che per me, forse alcuni personaggi molto molto famosi abbiano ritenuto opportuno proteggersi più che altro per i cari, magari, perché magari sono in giro con la famiglia e, sai, finché sei tu ad essere preso, toccato, fotografato, cosato, eccetera, eccetera, è un conto. Ma quando poi, e sono cose che sono successe, per fare una foto con te arrivano persone che spostano tuo figlio e dicono devo fare una foto, allora lì immagino che possa diventare un po' troppo. Ti ripeto, non è il mio caso, e se dovesse mai succedere... Tra qualche anno... Se tra qualche anno dovesse mai succedere... capirò un attimo come gestirla, però insomma a me il contatto con le persone piace tanto, lì è anche carattere, cioè a me piace farmi toccare, abbracciarsi, fare le foto, quindi non credo che ne soffrirei più di tanto, ecco. Ok, perfetto, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Hub, ci siete? Se ci siete, abbattete un colpo. Ciao. Scusate. Sei in forma, oggi. Pessima, se non ho mangiato, vedi? No. No. Vi sentiamo, Ok. Stiamo facendo della bassissima comicità, ma vi sentiamo. Sono Manuela e sono dell'Hub di San Donà. Ciao, Manuele. Eh? Ciao. Volevo chiederti che se dovessi... Tranquilla. Scegliere con chi collaborare, cioè con un attore o un regista, chi sì. sceglieresti? Italiano? O in generale? Facciamo allora. Un italiano e uno internazionale, ah, okay, dai. Vabbè. Allora, fammi sparare prima. Allora, regista Christopher Nolan. Proprio uno... Così. E attore, a me piacerebbe tantissimo incontrare Jennifer Lawrence. Perché io trovo che lei sia fantastica, è bravissima, cioè lei ha avuto il potere veramente di fare i film da protagonista, da quanto, ecco, quindi mi piacerebbe fare un film in cui sono sua sorella, quella sfigata, però sì, mi piacerebbe. E italiano, allora, un regista che mi piace tanto, con cui non ho mai lavorato, è Garrone, Matteo Garrone, mi piacciono molto i suoi film. Attore con cui non ho mai lavorato, con cui vorrei lavorare... viene in mente, aspetta. Ti ricordo Bentivoglio, Gifuni. Ecco, loro no, ho no, lavorato. Ti dico quelli con cui magari... Ho lavorato con loro. No, tu mi dici che con cui no, non ho mai lavorato. No, aspetta, adesso mi è venuto in mente. Stefano Accorsi. No, comunque, che se ne dica di attori bravi in Italia, ce ne abbiamo tantissimi. No, ma non era infatti... No, non cioè, per era te. Perché non mi veniva in mente, ma... No, non per te, però adesso che hai nominato Accorsi, nella mia mente sono stati tutti gli altri, pensavo a Borghi, Marinelli, cioè tutti quelli che potevano anche essere, però non sto criticando la tua scelta, Stefano Accorsi è un signor attore, veramente ci ha regalato... Ma siccome abbiamo sfiorato la possibilità di lavorare insieme, allora mi è rimasta okay. un po' questa cosa. È rimasta qua. Sì. Ok. Grazie mille. Figurati. Avevate due domande da San Donà, giusto? O è una? Avevo letto che erano due. Sì. Arriva? Ok. Eccoci. Mi sentite? Sì. Certo. Ti vediamo pure. Allora, io volevo chiederti se c'è un personaggio in particolare storico, un personaggio femminile storico che ti piacerebbe molto interpretare. A parte Xina. A parte Xina, infatti stavo dicendo che comunque è realmente esistita è storico, Xina. Quindi. Allora, ce ne sono parecchi. A me piace tutta la parte della corona inglese, di tutto quel macello che facevano durante il periodo elisabettiano, quindi sicuramente una... Vabbè, che poi sono ruoli che sono stati già molto interpretati, però capisco perché Maria Stuarda, anche Giovanna d'Arco mi piace tanto, che è un personaggio che sarebbe molto bello da fare. Certo. E,
Guarda, ti dico la verità, personaggi storici sarebbero tutti interessanti da fare, perché ogni epoca, ogni personaggio si porterebbe dietro per me un lavoro bellissimo di ricerca. E quindi non è che ne abbia uno preferito, sarebbe in ogni caso un lavoro bellissimo da fare come attrice. I costumi, le pettinature, il modo di muoversi. Grazie mille. Prego. A poi anche interagire ovviamente con un'epoca che è passata e che quindi tu col senno di poi magari le abbiamo anche studiate quell'epoca, e quindi vivere come loro vivevano, però col senno appunto... È un viaggio nel tempo, eh? Esatto, è proprio un viaggio nel tempo, è un'occasione fantastica. Sì, stavamo parlando noi, no, però va bene. No, vai, fai come se fosse il tuo festival. Vai, vieni. Come se fosse un festival per giurati ragazzi, vai, non ti preoccupare. Vai. Allora, ciao, sono Fabiola. Ciao Fabiola. E volevo chiedere... Io volevo chiamarmi Fabiola. Davvero? Sì, mi piace un sacco. Vabbè, ok. Non è un nome conosciuto in realtà. A te piace il tuo nome? Sì, entusiastissima. Guarda che un bel nome. No, perché in realtà ho due nomi, quindi... L'altro qual è? Ada. Anche Ada è bello. Ada è un classico delle parole crociate. Nome bifronte, Ada. È un classico. Di tre, di quattro Anna, praticamente. Bravissimo. Allora, volevo chiedere se, diciamo, dal punto di vista del carattere, se il personaggio di Giulia, che hai potuto analizzare meglio, visto che hai avuto più tempo, diciamo, ti rispecchi lei, oppure ci sono personaggi che magari che hai interpretato in qualche film che... appunto ti ritrovi più che meglio in loro che in Giulia, appunto. Allora, guarda, con Giulia ho avuto solo alcuni problemi perché, come avete visto, lei è un po' dura e soprattutto all'inizio del percorso poco empatica con le persone, cioè una che tende a mantenere una distanza, perché lei ha imparato dal dottor Fanti che deve tenere una distanza. Quindi a volte... è molto dura con le persone ed è una cosa che non mi riguarda assolutamente, non mi appartiene. Quindi in quel caso ho dovuto fare un po' uno sforzo, perché a me, paradossalmente, quando giravamo la scena, entravo nella stanza e vedevo il paziente, volevo subito andare lì ad abbracciarlo. Invece il regista diceva, no, non hai capito, Giulia è dura, cioè devi tenere una distanza. Quindi quello è stato un po' complicato. Però per la... posso dire la Kazim? Certo. Si può dire? Kazim è una parola che si può dire. Cioè, ieri mi dà la soddisfazione dirla. Per la Kazim, credo di... La pronuncio bene? Lo puoi ridire? Eh? Lo puoi ridire? La Kazim? No. Allora, se la lo dici in italiano è la Kazim, se no si dice la Kazim? Brava. Scusate, un applauso per Sono l'intonazione. È difficile. Per quello ero io. Cioè, nel voler trovare una soluzione, quindi un po'. Ci sono stati... guarda, un po' in tutti i miei personaggi alla fine è sempre stato così. Cioè, c'era una parte molto simile a me, una parte diversa, ma io sono felice quando il personaggio ha lati diversi da me, perché almeno, siccome, come ho detto, sono pigra, quindi io tenderei un po' a fare il meno possibile... Almeno se devo lavorare su dei lati diversi da me, devo mettermi lì a studiare, a prepararmi, quindi meglio se ci sono lati diversi. E poi un'altra cosa, ovviamente penso che in quarantena ti sia mancato stare sul set e tutto, e come ho compensato questa mancanza, diciamo? Guarda, a me mi è mancato più che altro in generale stare in compagnia, mi è mancata tanto la mia famiglia e, ti dico la verità, gli animali, perché io ho una passione... anche un po' malata per gli animali, nel senso che sto prendendo una deriva... Sì, anche io. Ma anche tu, vedi, allora non sono sola. No, io ho un cagnolino che è qua, che se volete lo faccio camminare qua per... Sì. Chi è che libera la bestia? Ah, ma davvero? È un cucciolo. Lui è l'ultimo arrivato, si chiama Kal-El, come Superman. Quanti sono? Poi ho tre gatti e poi un cavallo. Ah, facciamo entrare il cavallo? No, esatto. Kal-El, vieni amore, vieni. Vieni amore! Ciao! Adesso fa la pipì sicuro, No. Vuoi dire qualcosa? No. Vabbè, lui è l'ultimo arrivato, non era assolutamente il momento di prendere un cane, ma io non ho, purtroppo non ho filtri, non ho... A volte mi manca appunto qualcosa che ferma la volontà... dall'azione, e
durante la quarantena non c'era nessuno di loro perché ero in appartamento a Roma, quindi mi sono mancati tantissimissimo gli animali. E lui intanto va. Sembra un po' un gremlin, eh? Sì. Eh? È un pipistrello o no? È un pipistrello, guarda. Attento che amore, giù vieni. E da lì ti fai male. No, no, ma lo... No! Ha fatto la pipì! Ti avevo insegnato... Sei il numero uno. Non parla. Cioè... Non si fa, brutto. L'ha fatto, ragazzi. Ma è scusa. Credibile come lo sgrido. Brutto, non si fa. Guarda, sì. Posso asciugarla subito? Mi vergogno. Qualcuno... Aspetta. Ci manca solo che ti metti... Allora, vabbè, dateci un tovagliolo. Paolo, dacci questi tovagli, almeno tamponiamo. Scusate. Vieni. Scusami, guarda, veramente. Scusate. Scusati, Kalel, ma che figure. Vabbè, ragazzi, scusate, ecco cucciolo, non ho ancora capito bene. Ha detto Paolo, è calda, sì. Ha detto Paolo. Lo richiamano, ecco. Grazie per la figura di merda. Quindi mi è mancato più che il set il contatto con gli affetti, tra cui ci metto anche gli animali, però mi è servito anche perché, siccome sono una persona che fa fatica a star sola, e però evitare di star soli lo si fa anche per evitare di pensare magari a certe cose che non si ha voglia di affrontare, l'obbligo della quarantena invece mi ha obbligata a farmi un po' di esamini di coscienza e a sistemare alcune cose che non andavano. Quindi è stata comunque un'esperienza utilissima. Però mi è mancato l'amore delle... in generale, persone e animali. Va bene, grazie. Ciao Fabi. Allora, intanto che da Yab, se c'è qualcuno che non riesco... Attiva! Okay. Ciao! Ragazzi, questo non è un hub, questo è un assembramento, cioè ve lo dico. Felici, ok. Felici, felicissimi. Bravi, ciao, bravi. Felici. Ciao, vai. Sono Barbara, vengo da Vietri, volevo farti questa domanda. Vai Barbara. In un'intervista hai confessato che durante i tuoi anni liceali parlavi spesso in classe e nel momento in cui non hai potuto più farlo hai cominciato a distrarti, facendo fatica a stare seduta allo stesso posto per ore. Mi chiedevo come sì. Hai fatto a continuare i tuoi studi, malgrado la tua disattenzione, frequentando corsi anche abbastanza complicati, conciliando allo stesso tempo la tua carriera artistica. Ti parlo da studentessa e ti chiedo sia per curiosità che per ispirazione, nonostante la tua passione e la determinazione che ti contraddistingue, come hai fatto a superare i tuoi momenti di affanno e di demoralizzazione che ti colpivano? Ok, tutto chiaro. Allora, cerco di organizzarmi. Allora, per quanto riguarda... Allora, la condotta a scuola purtroppo è sempre rimasta bassa, non c'è stata mai speranza, mia madre ha sperato fino all'ultimo anno di liceo di poter arrivare un giorno al colloquio, al ritiro delle pagelle e sentirsi dire, oh signora Gioli, sua figlia è stata brava quest'anno. No, il mio problema era, effettivamente io ho sempre avuto voglia di chiacchierare e io trovavo che la classe... i banchi, i compagni fossero il momento perfetto per chiacchierare. Come dici tu, sono passata poi, visto che non lo potevo più fare, a delle distrazioni, quindi mi portavo da mangiare e io avevo proprio un piccolo taglierino che mettevo sotto il banco dove affettavo il salame, affettavo il formaggio, tutto chiaramente in silenzio, e questo mi teneva un po' occupata. Cioè, partito un applauso dall'ala calabra lucana, diciamo. Campana. Poi c'è stato un momento magico in cui mi hanno segregata da sola però vicino alla finestra, quindi c'erano tutti i cani che andavano al parco a fare la pipì e io seguivo tutto quanto, quasi riuscivo a leggere i labiali discorsi tra i proprietari dei cani, okay. Quindi insomma... Siamo tra i cani, cioè no. Là stava diventando pericoloso. No, però stiamo arrivando, quella roba là. Cosa è successo? Che poi una volta arrivata in università, siccome avevo altro da fare oltre che stare in università, perché iniziavo ad aver voglia anche di guadagnarmi i miei primi soldini, quindi facevo la babysitter, eccetera eccetera, mi sono resa conto che l'unico modo era isolarmi. Quindi io l'università non l'ho vissuta
no. Campus, diciamo. Esatto, che era una cosa molto bella, i gruppi di studio, stare nel chiostro, discutere, fare. Io proprio arrivavo, non guardavo nessuno, sentivo la lezione, scappavo via per paura di mettermi a chiacchierare e di perdere tempo. Quindi la mia soluzione è stata quella di isolare, di fare un autoisolamento. E sono riuscita a fare le due cose semplicemente perché non avevo proprio il tempo di distrarmi durante le riprese del capitale umano. E poi sinceramente a un certo punto è arrivato anche l'orgoglio di dire voglio laurearmi in tempo, e quindi anche per me stessa l'ho fatto. A un certo punto, anche per i casi persi come i miei, arriva l'orgoglio che ti fa dire cacchio, però vuoi dimostrare una volta che ce la puoi fare? Ecco, una volta, dai. Diciamo che sai metterti dei paletti, e quando ti metti quei paletti quel lago diventa un fiume e allora vai e scorri. Quindi, perché poi i risultati appunto li hai ottenuti sia in campo cinematografico sia in campo universitario. Quindi sì, non ho preso 110 lode, però comunque... Ho preso una laurea in filosofia. Sì, sì, cioè... sì, sì. Potevo fare meglio, però vabbè. Ok, c'è qualcun altro qui? No, ok, allora faccio io l'ultima domanda. Già l'ultima, lo so, però... No, hanno detto di no. Sì, appunto, che conta la mia... Sì, vai, no, vai. No, ma di fronte a te che guarda, io non posso dire come più fai? Nulla. Ciao. Mi chiamo... Si può alzare un po'? No, ma si sente, parla. Lo so, è un po' basso. No, ma si sente. Senti, lascia stare. Mi chiamo Pasquale e... Pasquale, divertirmi. Stai diritto. Lo so, ma... Guarda Matilde e va parla. Bene. Vorrei chiederti un consiglio per me e noi ragazzi a cui piacerebbe diventare attore un giorno. Come fai tu a entrare in simbiosi con il tuo personaggio? Quali sono, diciamo, i tuoi segreti per entrare meglio in questo colloquio, diciamo, col tuo personaggio? Allora, innanzitutto a me è mancato un percorso di studio che invece va fatto, quindi è importantissimo farlo. Detto ciò, poi c'è tutta invece una parte di sensibilità, però già il fatto che voi desideriate fare questo lavoro mi fa capire che siate persone molto sensibili. Io ti consiglio di metterti in osservazione dell'umanità. Osserva l'umanità intorno a te e raccogli come uno reagisce di fronte a uno spavento, cioè cogli soprattutto le espressioni facciali, i movimenti, e cerca di farti veramente un piccolo bagaglio di cose che poi dopo puoi tenerti e ritirare fuori. Quindi il consiglio è osservare, ascoltare. Assolutamente d'accordo con questa risposta. E l'ultima domanda, l'ultimissimissima, no, un attimo, sarò breve io e sarà breve Matilde. La cosa più bella che più ti ha sorpreso e che ti è capitata da quando hai cominciato a fare questo lavoro? Cioè anche veramente... Allora guarda, ti devo dire, chiaramente ci sono stati milioni di momenti, c'è un momento in particolare che ricordo parecchi anni fa. Stavo girando Belli di papà, un film con Diego Batantuono, dove io ero sua figlia, grazie. E, con Diego è nata un'amicizia molto speciale, perché è un uomo enorme, con un enorme cuore, un'enorme generosità. C'è stato un momento durante le riprese, noi giravamo in questa ad Avetrana, a Taranto, e alloggiavamo in una masseria. E a me lui ci aveva preso sta roba che al tramonto andavamo a farci una passeggiata, io e lui a chiacchierare. Quanto mi ha insegnato in quelle passeggiate Diego di come vivere, come sopravvivere in questo mondo comunque non facile del cinema, ma mi ha dato delle lezioni di vita senza la presunzione di volermi dire cosa fare, ma con la sua ironia e con la sua generosità. E io queste cose me le porterò sempre dentro, e se riesco a prendere sempre veramente col sorriso e con leggerezza tutto quanto, è tantissimo grazie a quello che mi ha insegnato Diego Batantuono. Quindi gli dedicherei un applauso, per chi magari non lo conosce come persona, oltre che essere un grandissimo attore, poi su di lui girano tante voci, alcuni dicono che è burbero, alcuni dicono che è. Vi dico io, è una persona deliziosa e mi ha insegnato tantissimo. Grazie. Prego. Grazie per aver condiviso con noi questa cosa, e ovviamente un grandissimo applauso veramente a Diego Batantuono, che è un attore straordinario. Allora, siamo pronti? Sì, allora consegniamo al primo ospite qui nella sala Truffaut di Giffoni 50, Matilde Jolly, il Talent Award 2020. Matilde Jolly! Ok, no, puoi anche...
vuoi farlo a me, se vuoi farlo io. Loro sopra con tutti i ragazzi dietro. Ragazzi, allora, se facciamo come ieri, allora, se state seduti basta solo che allargate le mani, se vi alzate in piedi però mettete la mascherina, perché dalle foto purtroppo arriva una sensazione della sala che sembra che siamo tutti quanti assembrati, quindi è meglio non dare dei messaggi sbagliati. Se vi alzate, mettete la mascherina, allargate tutti quanti le mani. Sembriamo tanti, tanti, tanti. Matilde Gioli! Grazie. Voglio dire solo una cosa, lo so che sono in ritardissimo, cerco di essere veloce. Siccome in queste situazioni, tipo ricevere un premio, così mi emoziono e tiro su il muro perché non so come gestire l'emozione, volevo dirvi che con voi sto cercando invece di non tirare sul muro e di godermela al massimo, perché mi sento molto a mio agio in vostra presenza e quindi voglio tirare giù il muro e farvi vedere chi sono davvero. Quindi grazie, sono emozionatissima per questa cosa. Grazie. E allora abbiamo accolto, diciamo, il personaggio, l'attrice, lasciamo andare via una meravigliosa persona. Grazie. Matilde Gioli. Ciao ragazzi. Accompagniamola con un applauso, con l'augurio di poterla vedere presto a Giffoni, in groppa al cavallo. Matilde, la prossima volta arrivi col cavallo direttamente però, ok? Eccoci qua, bene. No, accompagniamola con l'applauso però, raga. Primo talent, ecco, si è respirato di nuovo Giffoni, primo talent in presenza, il vostro calore, l'umanità che viene fuori poi, ma che, perché sento la, vabbè, l'umanità che poi viene fuori. Non è vero, dico così a tutti, però vabbè. No, no, non è vero, siete stati bravi, bravi, bravi. Per domani, mi raccomando, preparatevi per Scam. E preparatevi per bene. E Joseph, a un certo punto, cioè io te l'avrei fatto consegna a te. Cioè, secondo me la migliore domanda era cosa hai mangiato a pranzo. Però va bene così. Ok, vi lascio nelle ottime mani di Nicola. E buon proseguimento e buon film. Il collegamento ci sarà sempre alla stessa ora, sempre allo stesso indirizzo, e voi potrete vederci, seguirci.
non noi. Domani ci sarà Richard Gere in collegamento, ma anche il cast di Scam. E gli ospiti sono tantissimi e li potete tutti vedere sul programma che sta sull'applicazione che si chiama Gifoni Film Festival. Insomma, direi che non ve li volete proprio perdere. Assolutamente. Quindi ragazzi, noi ci salutiamo qui, ma solo provvisoriamente. Rimaniamo sempre in collegamento via i social. E scriveteci sempre, infatti. Ah, sì, sì, ci ricordo. A proposito di questo, abbiamo ricevuto già un primo messaggio sulla pagina Ipso Factory che vogliamo leggervi in diretta. Perché ci fate sentire come se fossimo lì. Grazie. E quindi batticuore, grande batticuore. Ragazzi, siamo felicissimi di questa cosa e spero siate felicissimi anche voi ascoltando queste dirette. Un abbraccio virtuale. Vi aspettiamo domani. A domani. A domani. Con le distanze. A domani. Ciao. Ciao. Ciao.